C'è tutta una serie di segnali non verbali che possiamo identificare in noi o negli altri che denotano un'insicurezza emotiva. Cosa significa un'insicurezza emotiva? Significa che non esiste una centratura tra la parte logico-razionale e la parte emotiva di quella persona. Questi segnali, diciamo, sono sia posturali sia microsegnali. Uno di questi è legato alla posizione delle spalle. Spingere le spalle in avanti, soprattutto quando si parla con le persone, quindi fare questo movimento come è un movimento impercettibile, ma se fosse pronunciato sarebbe una specie di chiusura d'uovo, indica una profonda insicurezza. È un disallineamento tra parte logica e parte emotiva. Altri segnali sono legati ad esempio ai movimenti oculari. La persona, anche se mantiene il contatto oculare quando dialoga, tende però a fare dei rapidi movimenti, per cui non sarà una persona che ti guarda fissa, ma varierà spesso e frequentemente il focus su cui punta gli occhi. Un altro segnale che indica una profonda insicurezza è, diciamo, mettere in atto un tipo di comunicazione stereotipata, quasi recitata, dove la persona appare come se fosse teleguidata, diciamo, da un certo punto di vista, cioè fa gesti plateali che si vede che sono studiati e non vengono fatti anche se assimilati in modo spontaneo, ma sono movimenti fatti, diciamo, quasi al rallentatore e quasi come se la persona stesse recitando una parte che non conosce tanto bene. Ecco, questo è l'esempio giusto. Questo indica un altro stato di profonda insicurezza e di blocco emotivo. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionebip.com. Ciao!